Ciao a tutti, stasera abbiamo un altro ospite importantissimo per tutti noi, un amico di tutti, uno dei pochi giocatori di cui non ho mai sentito parlare male, no? Sai, tutti quanti parlano benissimo, abbiamo Stefano Tomasetti. Ciao Stefano. Buonasera, buonasera a tutti, ciao Fra. Come stai? Bene, dai. Ti vedo bello in forma, sorridente, sì. Positivo. Sì, sì. Adesso c'è questa Premier, no? Che ci dà un po' di carica, dà un po' di voglia. E si ricomincia a fare qualcosa almeno, no? Beh, bisogna, assolutamente. La domanda, Stefano, per chi magari non sa, no? Di dove sei tu? Da che zona vieni? Allora, io vengo da Trasacco, che è un paese in provincia dell'Aquila. Quindi sono abruzzese. Però vivo, adesso sono 3 anni che vivo nelle Marche, vicino Macerata. Che poi è il paese dove praticamente gioca anche il mio club, quindi di Steel. E c'è una cosa simpatica: io in questo paese nel 97 ho vinto l'Under 18, le qualifico come Under 18. Ma adesso ci abito e ci vivo e ci lavoro. Direttamente è un po'. Ma per coincidenza? Sì. Sì, perché il mio datore di lavoro gioca squadra con me, quindi. Per forza di cose, mi ha chiesto se volevo andare a lavorare con lui e ho accettato. Tu gli hai detto, solo se, gli hai detto, io gioco con te, in cambio mi dai lavoro. No, già giocavamo insieme, no, ci mancherebbe. Se inizi, guarda che se mi paghi la busta paga, inizio a tirare sull'uno. Esatto, ti tiro cipolle. Hai il coltello dalla parte del manico. Vabbè, dai. Raccontaci un po', dai, un po' gli inizi, no? Che neanche io non li so, quindi magari tanti sono curiosi. Da quanti anni gli inizi, come dicevo, come ho raccontato già in un'altra occasione, praticamente da dove abito io c'era un ragazzo tedesco che portò le freccette negli anni 80, ma sai, in casa, no? E poi negli anni 90 circa iniziarono a metterle sui bar. C'era il bar dove noi frequentavamo con i videogiochi, c'era questo bersaglio delle freccette. E poi una cosa tira l'altra, fecero un incontro con la FGF durante una fiera a Rimini e scoprirono che c'era un lato sportivo dietro, oltre al tirarle solo sul bersaglio. Al passatempo. E lì, a un certo punto ci fu un'esplosione dove abitavo io, che iniziano tutti quanti a giocarci e per forza di cose iniziai anch'io. Nel 96 ti parlo questo. 96. 96, quindi 25 anni quest'anno. Esatto, sono un vecchietto. Così sono una vecchia guardia. Nozze d'argento, no? Mi sembra. sì, esatto. Se parliamo. Quindi sono 26 anni che giochi, insomma. Non so quanti lo sapevano in realtà da quanto giocavi. No, non molti secondo me, però sì, gioco da parecchio. Hai iniziato col soft o con lo steel? No, con lo steel. Per noi il soft all'epoca era un po', come si dice, non vedevamo di buon occhio noi giocatori di steel. Poi nel 2006 l'ho scoperto per forza di cose, perché è arrivato giù in Abruzzo verso l'Aquila, ho iniziato, ho capito che anche lì, insomma, c'è da divertirsi. Tra l'altro, adesso anche sia Abruzzo, insomma, è un centro importante anche per il soft, è una realtà, sì. Una regione che sta sfoggiando giocatori importanti, oltre a te, sì, ma sì. Ci sono tanti altri, insomma. Il livello sì, che sì, sì, volta. Sì. Una volta c'era il predominio Friuli Trentino, no? Queste zone qua. Veneto. Veneto, Trentino, Friuli. Adesso invece l'Abruzzo è una regione che ha fatto un salto di qualità pazzesco. Sì, quindi ottimo, insomma, dai. Quindi giochi sia soft che steel, le squadre con cui giochi? Allora, gioco a soft, quest'anno ho ripreso in Open Dart con i ragazzi di Perugia, la squadra si chiama Black Bull, fanno parte due giocatori di Perugia che giocano con noi a steel, quindi noi siamo andati a giocare a soft con loro. E a steel gioco con i Supersonic, qui a Macerata, a San Buchetto per la precisione. Comunque qui nel Maceratese c'è una vecchia tradizione di steel, cioè dei club più vecchi d'Italia. Forse era il Dart Club Recanati, che adesso non esiste più, però ti parlo che è targato anni 80, insomma, quindi le frecce girano da un bel po'. Penso a te, Eh è sì. pezzo di storia, sicuramente anni 80, sicuramente tra i primi club, se non sbaglio, uno dei primi club è il Club Treviso, no? Se non sbaglio, anche Assoluto è quello. stato il Club Treviso, sì. Prima assoluto. Io E sapevo su che cui. c'erano campionato tipo con la Puglia, quindi il venerdì partivano, andavano giù in Puglia a giocare la partita di campionato.
E poi in questo intramezzo tra il Veneto e la Puglia sono nate le Marche, quindi poi c'era, conosco ancora giocatori che all'epoca facevano sta cosa, cioè andavano a giocare a Treviso e poi in giù in Puglia, no, come noi che usciamo, facciamo un paio di chilometri e facciamo campionato. C'è gente che si lamenta di farne 20 una volta, pensa cosa voleva dire, pazzesco veramente. E alla fine sono passati solo 25 anni, 30 anni, dai, insomma sembra un'altra epoca, in Sì. realtà non è tanto perché è da poco, ma siamo ancora molto giovani sotto tutti Sì, gli aspetti. assolutamente. Volevo chiederti che frecce usi, questo è un argomento molto bello, no? Uso, come tutti sapranno, l'anno scorso ho fatto un accordo con Italian Darts e abbiamo fatto anche le frecce, quindi ho scelto questo modello. A breve dovrei uscire anche con un video tecnico, perché da quando le abbiamo fatte non ne abbiamo mai parlato a livello tecnico. Però è una freccia che abbiamo scelto io e ho scelto io personalmente. E abbiamo fatto anche un marchio, giustamente, perché non è marchiata con Target. Abbiamo fatto proprio un marchio nostro che si chiama Playmot. E niente, le frecce sono le ST01, portano il mio nome. Una gran freccia, veramente. Non è perché l'ho fatta io, però veramente bella bilanciata, dritta. Ho letto recensioni straordinarie da tantissimi che le hanno provate, che le hanno acquistate anche sui gruppi WhatsApp, no, che abbiamo Sì. adesso. Poi che c'è l'online, ci siamo un po' riuniti tutti. C'è un gruppo enorme con centinaia di iscritti dove si parla molto bene di questa freccia. Io non l'ho ancora provata perché tra Covid e tante cose Ah. non ho avuto l'occasione di poterle prendere in mano, di andare fisicamente in un negozio. Certo. Però sicuramente le proverò, insomma, ecco. Ci tengo molto perché ho letto delle recensioni belle e No, una positive. gran Quindi. freccia. Abbiamo fatto un po' a busta chiusa perché all'inizio col Covid le spedizioni erano bloccate, un casino. Alla fine, Infatti. quando l'ho provata, avevo un po' paura per il grip, che sembra tanto aggressivo. Invece è molto versatile, non discivola dalle mani, bella precisa, no? È stato veramente un bel colpo, insomma. Gran Bene, freccia. sono felice. Una domanda. Il tuo giocatore professionista preferito, no? Tutti quanti noi seguiamo PDC, mondiali. C'è un giocatore al quale ti Esatto. sei ispirato? Ma il mio eroe di sempre, che forse non era proprio un signore, cioè, era un po' così lui, era un personaggio, che era Eric Bristow. Io ho sempre ammirato lui da quando ho iniziato a giocare. Le mie prime frecce, fino a quando non l'ho cambiato l'anno scorso, sono state le Eric Bristow. Quindi diciamo che lui, secondo me, è quello che ha aperto l'era moderna delle freccette adesso, quello che sono adesso, fino a quando Sì, non si è sì. ritirato nel 97. Era un giocatore molto particolare, però era il campione, era quello che aveva vinto più in assoluto. È stato il maestro di Phil Taylor. È stato il primo a sponsorizzare Phil Taylor in giro sul circuito che poi è nato, che è la PDC. Quindi io penso sia lui. Lui non c'è più. Attualmente, se dovessi dire un giocatore, Gary Anderson. Gary È il mio Anderson. preferito, sì. Io ho preso le sue frecce con la speranza di tirare uguale, ma Vabbè. però insomma, ho sempre usato anche una freccia dritta simile alla sua, però un bilanciamento completamente diverso, quindi ce l'ho qui. E vabbè, insomma, invece il tuo giocatore italiano preferito, ti parlo nel generico, no? Proprio come Sì. giocatore, lasciando stare la parte umana, ma in pedana c'è secondo te in Italia, oltre a te, che hai già dimostrato di potertela giocare, no? Ma c'è qualcun altro in Italia, secondo te, che ha le potenzialità per poter puntare ad arrivare anche più in alto, insomma, passare una Q-School, prendere una Tourcard? C'è qualcuno che. Attualmente ce ne sono un bel po', cioè, ne sono venuti su alcuni che veramente hanno fatto un salto di qualità incredibile. Io personalmente ho sempre ammirato un giocatore in particolare, però lui è forse uno che gira poco proprio per questi tornei qui, magari ha avuto molti più successi a livello con le nazionali, che il giocatore è Stefano Barbi, forse tutti li conosciamo. Certo. L'ho sempre ammirato per la sua compostezza, il modo di giocare, quindi
Lui o gioca al bar o gioca a Mondiale, gioca sempre allo stesso modo, cioè sempre stessa faccia, sempre stesso. Freddo, inespressivo. Sì, Infatti, sì, sì, sì. è un giocatore difficilissimo da affrontare proprio perché Molto. non capisci, ma non riesci mai a mettere in difficoltà, non traspare mai emozioni, Esatto, no? esatto. Poi ti puoi aspettare tutto da lui, cioè, ha delle Condivido. capacità, però attualmente sì, attualmente forse quelli che calcano più la scena, io l'ho detto, c'ho un po' una simpatia verso, magari verso Turetta, che lui ha fatto una grande school qualche anno fa, che è andato proprio a pochissimo Alla da card, a un prendersi la punto. card, e ha dimostrato di veramente le potenzialità che ha. Tra l'altro, Turetta, ho già registrato questa intervista con lui, che uscirà però più avanti, dove abbiamo parlato appunto un po' del livello della cusculcia, ha parlato dell'esperienza. Certo. Anch'io ho detto a lui stesso in questa intervista che anche secondo me lui in questo momento, per la costanza, è uno di quelli che veramente può giocarsela, anche perché sta seguendo un allenamento molto particolare. Lui non dopo l'intervista, insomma, vedremo tutti nel prossimo video. Ecco, quello più avanti lo vedremo. Domanda importantissima questa: cos'è importante per te in questo sport? Cioè, qual è il fattore chiave per riuscire poi a giocare al meglio, no? Secondo te, cos'è che è più da curare, mentale, tecnico? Secondo me, tanti magari sì, danno quella piccola percentuale alla tecnica, per carità, ci sta tutto. Un buon tiro, una buona postazione è importante. Io do quasi il 100% alla testa. Quando preparo una gara è proprio perché la preparo solo quasi psicologicamente. Quindi dal pensare già a quello che andrò a affrontare, agli avversari che mi troverò di fronte, e proprio medesimarmi proprio in quella situazione che mi verrà posta davanti. Secondo me, più ti abitui mentalmente ad affrontare determinate sfide, e più andrai lì preparato. Fino adesso mi ha pagato questa cosa. Per dirti, quando siamo preparati per la Grecia o per la Coppa del Mondo PDC, io l'ho preparata in questo modo. E Certo. quindi mi ha pagato, cioè mi ha pagato. Mi sono ritrovato a tirare frecce che in allenamento me le scordavo, cioè in allenamento tiravo forte e lì ho tirato il doppio, cosa che di solito è il contrario. Sì, è ovvio, è tutta questione mentale, effettivamente, che poi tecnicamente a casa sappiamo tutti, no, come giochiamo, Il braccio è perché quello, il tiro ce l'hai, una volta che hai dato l'impostazione basta, cioè. a proposito di tiro, di impostazione, no? Quando ti alleni tu? Adesso lasciamo stare il periodo storico un po' difficile, ma Io ho sempre, solitamente. io quando ho qualche gara importante mi alleno sempre quando c'è tempo dal lavoro, come tutti. Però non sono uno che ne fa tanto, perché preferisco farmi un'ora e mezza, 2 ore magari, però fatte di qualità. Preferisco in quel modo lì, che farmi 4 ore, magari poi arriva un momento in cui vai in saturazione, capito? Magari non ti riesce l'esercizio, non ti riesce che becchi la giornata che non entra, no? Io lascio stare direttamente, non è che insisto, perché sennò è in frustrazione, secondo me. Eh sì. Sto lì, mi faccio la mia anche mezz'ora, vedo che mezz'ora tiro cannonate, ok, quella mezz'ora mi ha fatto più che bene. Poi magari un giorno ne ho di più, faccio un'ora e mezza. Quindi vado quando ho voglia, e quando, cioè, so che comunque se ho un impegno cerco comunque di darmi almeno 3-4 volte a settimana di prendere le frecce in mano, però sempre in qualità, sempre. Sì, certo. Ma infatti ho letto una volta un'intervista, un video YouTube, no? Adesso non so se condividi anche tu. Era un giocatore danese, se non ricordo di preciso, ma comunque straniero. E lui parlava del fatto che l'allenamento più corretto da fare a casa è di allenarsi un quarto d'ora, 20 minuti, no? Dove si dà il massimo, ovviamente, massimo 20 minuti, e poi staccare per 10 minuti, quarto d'ora. Perché secondo lui, mentalmente, nessun giocatore al mondo. Lui prendeva in ballo al tempo, era, ti dico, un paio di anni fa, anche 3-4 anni fa, prendeva il Phil Taylor, prendeva, insomma, non esempi a caso, no? E lui diceva Certo. che questi giocatori, se li mettevi davanti a un bersaglio per 40 minuti, al 40° minuto tiravano
matematicamente sotto il 90 di average, 92, 91, quando nel primo quarto d'ora giocano a 105, 108, 112. Certo. E questa è proprio una cosa mentale che lui ha spiegato, dove è impossibile per l'essere umano riuscire a mantenere un tot di concentrazione. Secondo questo, che io condivido perché ho provato a casa, lui dice che dopo un quarto d'ora, 20 minuti, che vai a perdere quella lucidità di meccanismo, rischi solo di peggiorare la situazione perché torni quasi indietro. No? E quindi lui spiegava questa tecnica del massimo 20 minuti. Quando c'è gente che gioca... Ma so che i professionisti fanno... Professionisti magari fanno anche 6-7-8 ore al giorno, ma le fanno, mi sembra, le facciano proprio con pause da... Fanno tipo mezz'ora, poi pausa, poi fanno 20 minuti, poi pausa, capito? Esatto. Fanno proprio così. Se no vai... Esatto. Come fai? Questo spiegava proprio questa cosa qui, che i 20 minuti è il limite massimo. Infatti se guardiamo anche nella PDC, un set vanno in pausa ogni quarto d'ora, ogni 10 minuti. Sì, esatto. Se no, ciao, è difficile mantenere quel livello. Ok, vabbè. Quindi quando te l'ho chiesto, qui una domanda per te che hai tante esperienze, il tuo ricordo più bello, anche se so che è difficile trovarne uno? Ma forse... Oddio. Forse la vittoria in Grecia. La vittoria in Grecia forse è uno dei più belli, perché è stata una cosa preparata bene e poi alla fine è risultata meglio di quello che uno sperasse. Sotto. Ho immaginato che avresti scelto quello, no? Perché comunque hai giocato una World Cup, che non è cosa da niente, no? No. Però quella vittoria in Grecia è stata tanto una vittoria tua, no? Solo per merito tuo, eri da solo, eri con te stesso. Sei arrivato in finale, cioè, non è dipeso da nessuno, no? Quindi è proprio una vittoria che ti sei costruito tu, ti sei guadagnato e meritatamente anche portato a casa. Quindi hai fatto gioire un paese, perché mi ricordo che per i successivi 3-4 giorni non si parlava d'altro. mi ricordo. Insomma, è stato qualcosa di storico. Quindi sapevo che avresti scelto quello, però sicuramente, insomma... Hai fatto tante esperienze, no? A livello internazionale. Sì. Adesso a parte la vittoria in Grecia... Anche la stessa World Cup, madonna. Cioè, quelle sono state emozioni veramente... Però la World Cup è stata... Cioè, forse perché è stata breve e intensa. Uno la mette lì come una cosa fatta veramente a livelli... Cioè, te vai lì e giochi a 100 di average. Cioè, con chi eri in doppio, là, se ti ricordi? Con Bobo, con Micheletti. Grande Bobo. Era una è stata un'esperienza bellissima, perché lui, con lui siamo trovati subito, poi abbiamo fatto questi incontri prima di andare lì e abbiamo trovato un feeling molto, molto, molto intenso. Cioè, lui è un gran ragazzo, quindi ci trovi benissimo per forza, e quindi mi ha spinto ancora di più a giocare al massimo. Infatti mi ricordo quella partita, l'abbiamo seguita penso quasi tutti in diretta, perché era un grande evento, no? come quest'anno Daniele, sì. E Bobo, appunto. Ma cosa si prova, se puoi spiegarlo, perché quasi nessuno, no, ha vissuto quei momenti. Tu riesci a spiegarci un po', più che altro anche come si prepara queste partite, no? Sei in televisione, sei comunque contro altri campioni che vengono magari da panorami dove il livello è anche molto più alto, sono anche più abituati. Certo. Cioè, come si prepara mentalmente una partita così? Cioè, quanto difficile è preparare? Allora, è un po' difficile, perché è una cosa che non hai mai affrontato. Un conto è preparare, che ne so, un italiano. Sai che le pedane sono quelle, il posto è quello, ci sei stato parecchie volte. Quello l'hai visto soltanto in televisione, o sai che magari qualcuno prima di te ci è andato. Io l'unica cosa che ho fatto personalmente, oltre ad allenarmi con Bobo, e poi in quel periodo ci diedero una mano giocatori, insomma, tipo Vigato, Rosco, ci misero a ferro e fuoco, ma ci tiravano di tutto. Quindi ci hanno messo veramente alla dura prova. E personalmente io mi sono vissuto quell'esperienza lì, prima di salire sul palco, come se andavo a fare una cosa bella, cazzarola. Cioè, vado lì, mi vado a divertire.
non devo andare lì con la paura. Quindi io mi sono sempre allenato con questa concezione qua, sapendo che comunque dietro di me c'erano 5-6 mila persone, non so quanti erano, però tante persone. Ma comunque con la voglia di fare un torneo, di divertirmi, capito? Non di Certo. avere paura. Quindi mi sono sempre allenato così per prima di andare lì su, e ha funzionato. Funzionato. Sicuramente. Sì. Quindi sì, quello, insomma, ci tenevo a sapere un po' tutto quello che c'era dietro, appunto che si è allenato anche con altri, c'è stata una preparazione. Perché comunque in coppia poi bisogna creare anche l'armonia, Sì, no? sì. Poi dico Come... sempre, magari la preparazione quando va prima di andare lì su, noi giocavamo alle 8, 8 e mezza, mi pare. Eravamo alle 4 già dentro, diciamo, quelli che sono le stanze dove si scaldano i giocatori, no? Quindi abbiamo fatto, diciamo, un mezzo pomeriggio davanti il bersaglio, poi si beveva una birra, magari si faceva due chiacchiere. Uno cercava di rilassarsi, però sempre con la testa che a breve saresti salito lì su, capito? Ma io non vedevo l'ora di salirci, però. Immagino, cioè, Non vedevo l'ora. cioè sarebbe il sogno penso di chiunque, no? Poi riuscire a salirci, fare anche una bella prestazione, perché poi la vittoria è vero che è importante, no? Però Sì. poi da un lato il non sfigurare, perché comunque siamo sempre visti all'estero come si dice, Sì. come Africa nello sci, per capirci, no? Cioè Sì, come sì, sì, sì. la Giamaica nel bob. Non proprio così, ma insomma siamo visti come livello basso, però arrivare lì e fare comunque una bella figura è un bel segnale anche che dà coraggio anche tutto il resto del movimento, ai ragazzi che crescono, che vediamo che il livello si è alzato in Italia e ci stiamo avvicinando pian piano, Certo. ci stiamo avvicinando insomma, al professionismo sicuramente. Vedo proprio Sì. la mentalità è cambiata tanto, vedo tanta gente che lo prende proprio seriamente, no? Sì, Che sì, si sta sì. appassionando, si sta anche, come si dice, interessando anche al discorso mentale, che prima magari è un discorso che fino a pochi anni fa si vedeva più o meno. Adesso invece si rendono conto i giocatori che il fattore mentale è poi alla fine quello chiave, Certo, assolutamente, certo. assolutamente. Sono dei giocatori appunto fortissimi eppure non hanno mai vinto nulla. No, sì. E quando li becchi in riscaldamento, in allenamento il venerdì sera, così o il giovedì sera, non vedi neanche la doppia, no? Quindi insomma, talenti ce ne sono veramente tanti. E questo è così, insomma, dai. Invece il momento più buio, no? Che di solitamente dal bello al buio ci sono sempre, no? Quei periodi lì, i migliori e i peggiori. Ce n'è Ma uno in particolare. forse il più brutto, che poi è quello che ti insegna un po' a reagire poi negli anni, sai che comunque capiteranno e devi metterli in conto. Io vinsi quasi subito il mio primo titolo, che era pochissimo che giocavo freccette, quindi mi sono ritrovato, diciamo, ad aver vinto, ad andare a farmi quel MAU a Londra. Era neanche un anno che giocavo frecce. E non sapevo come affrontarla sta cosa, perché te a un certo punto eri quello che aveva vinto e non riuscivi più magari a giocare i mesi successivi in quel modo lì. E ci sono stati tipo 4, 5, 6 anni in cui io giocavo a frecce solo per passione, ma non superavo un turno, cioè non riuscivo a capire perché c'era sta cosa qui, capito? Poi a un Poi certo punto cresci e ti accorgi qual è la soluzione, che tante volte ci facciamo troppi problemi in testa. E sì, quindi. perché poi ti capisco nel discorso che hai fatto, come poi c'è sempre quasi l'obbligo alla prestazione, no? Una volta che raggiungi un Sì, cioè obiettivo c'è per dirti un'aspettativa. adesso è capitato magari da aver vinto qualche titolo importante, no? Se te entri in un bar una sera e dicono: ah, eccolo quello forte. E magari te quella sera tiri cipolle, una volta magari ci rimanevi malissimo, ho detto: cazzarola, devo fare una brutta figura, ma adesso non me ne frega niente, cioè entro stasera non va, che ti devo dire? Questo aneddoto l'ho sentito su un'intervista che hai fatto poco fa su una radio, può essere che Esatto, esatto, spiegavi questa cosa, ma tu saresti campione italiano, no? Che ti fai esatto. 26 a zero, fa sì, tu sei campione italiano. No, ma è così, è così. Beh, è importante comunque uscire da questi schemi, Sì, pensare sì, sì, sì. a quello che pensa la gente, se no veramente non vai più avanti, ti blocchi.
Sì, poi cominciate ad attribuire problemi, che ne so, la freccia non va, l'accorcio, il piede non va, tante cose poi si accumulano e non va perché tu sei sempre il solito, sempre lo stesso, non è cambiato nulla, è cambiato solo il tuo modo di porti sul gioco. Assolutamente, assolutamente sì. C'è stato un periodo magari un po' più in down, così un po' più buio, dove hai pensato anche di smettere. Ma smettere mai? Anche se dopo l'ultima qualifica per la Coppa del Mondo sono stato quasi 4 mesi senza toccare freccia. Ma non perché volessi smettere, perché un po' magari dopo tanti anni uno dice: cazzo, mi vorrei prendere un anno sabbatico. È arrivato l'anno sabbatico, quello, però per forza te lo devi fare. E Certo. quindi, ma smettere mai, perché è una passione che ormai fa parte di me. E anche per gli anni a venire, insomma. Sì. Mi ci vedo vecchietto ancora a tirare due frecce, dai. Magari come tecnico, no? O, insomma, Magari. sempre nel mondo che poi difficilmente ci esci, no? Chi c'è dentro con la passione e magari riesce anche ad ottenere qualche risultato. Poi è difficile vederlo sparire, no? Nell'ombra, rimane Esatto. sempre. È impossibile. Impossibile. Io sono stato fermo 10 anni. Una sera ho visto un flash in TV di Van Gerwen. Sono venuto a casa, mi sono rimontato il bersaglio, tra l'altro, che era il vecchio Wing Mao con le triple con i ferri della FGF, che è rarissimo, duro come il marmo, le frecce con le punte della ruggine. Mi sono messo a tirare in garage dopo un quarto d'ora. Mi è entrato il primo 180, erano 10 anni che non le toccavo. E da lì è ripartito il pallino. Nell'arco di 15 giorni ho chiamato Samuele Casotto, che era delle zone qua. Faccio, ascolta, devo giocare assolutamente. La settimana dopo ho giocato la prima partita a Treviso. E quindi è sempre una cosa che rimane. Non, Sì. No, è impossibile fare uno stop per sempre. Impossibile. no. E questo quindi mi confermi anche tu, insomma, la regola. Un'altra domanda importante, questa, se, molto seria. Per far crescere il nostro gioco, no? Il nostro livello, parlo in generale, in questo momento in Italia, proprio la mentalità, i giocatori, c'è qualcosa da cui bisogna partire, secondo te? Un punto di partenza per iniziare a ingranare e mettersi sulla strada delle grandi federazioni, dei grandi circuiti? Ma sì, quello sicuramente. Allora, secondo me, poi bisogna sempre vedere come uno vede il mondo, quello che vuole farci con le freccette, nel senso che, per esempio, ammiro tanto, il lavoro che fanno Turetta, i ragazzi del Made in Italy che girano per i circuiti PDC, o magari il progetto che avevamo iniziato di Rosco, che poi Rosco l'ha portato un po' più avanti di me perché non ho potuto più di andare in giro comunque per tornei BDO, WDF, che hanno il loro bel livello, insomma. Bisognerebbe iniziare a confrontarsi un po' di più con queste realtà, perché è un po' come quando noi del centro-sud ci scontravamo con quelli del nord e le pigliavamo di santa ragione, però prima a forza di pigliarle, poi le restituisci, quindi e abbiamo iniziato già, secondo me, a restituirle un po' in giro, quindi. Sì, no, infatti è stata una bella intervista che ho fatto con Pox, no? Che è uscita qualche giorno fa. Sì. Dove lui raccontava questo aneddoto del, adesso non ricordo l'anno, che lui insomma in nazionale ne ha fatti tantissimi. Quando hanno fatto il mondiale in Australia, ci ha raccontato, meraviglioso, tra l'altro una nazionale, una formazione fortissima, c'era ancora il buon vecchio Sergio Pettarini, no? Stavamo giocando contro la Svezia, ci raccontava questo aneddoto, l'Italia con la Svezia non era neanche mai riuscita a avvicinarsi alla chiusura, no? C'era No. troppa differenza di livello. E sì che si parlava, se non sbaglio c'era anche Apo, quindi c'era Apo, Pox, Pettarini, insomma, non una squadra messa lì. No, no. Cioè, parli di cose pazzesche. E lui diceva appunto che è stata forse la prima partita dove la nazionale italiana ha dato un segnale importante, no? Perché ha battuto la Svezia. Tra l'altro quella partita loro erano sotto. E Pox fa, abbiamo sentito di traverso così la parola spaghetti, no? E da lì abbiamo detto questi ci stanno prendendo in giro, poi figurati Pox la prende poi guai, capito, diventa una macchina e lì l'hanno vinta, quindi l'ho detto già lì c'erano i primi segnali, no? E al tempo ancora non c'erano DAZN, magari No, era anche no. più difficile
conoscere i giocatori all'estero non era facile come adesso, che a portata di mano puoi giocare addirittura contro loro, no? Tramite certo. internet. Una volta certo. non c'era il confronto, quindi avevi il Finder e avevi la World Cup, cioè c'erano due o tre appuntamenti l'anno per potersi poi confrontare. E quindi già da lì ha detto, è stato un primo segnale importante. Adesso sì, sì. comunque abbiamo i giocatori, vedi te, insomma, i risultati che ho ottenuto, Daniele Petri, no? Sì. Ha fatto la Q-School, secondo me è proprio qualche dettaglio ancora da limare, Turetta, appunto Vigato, che mannaggia, si seguirà sicuramente se non fa, se il prossimo anno non fa la Q-School lo porto io a scarpate. Insomma, ce ne sono tanti, anche il mio buon capitano Samuele Casotto. Certo. Insomma, abbiamo un livello ottimo in Italia, poi ti parlo del circuito nostro, poi ci sono altre federazioni che magari non conosco così bene, che sono altrettanto bravi, sicuramente. Sì. Quindi insomma adesso mi auguro, dai, la nazionale la vedo bene, dai. Io spero anche tu, che ti rimetti. Ma sì. Andiamo in Premier, intanto subito ti tiro quattro cipolle. Ma vediamo, dai. Dai, sarà di divertirci, ci divertiremo almeno, dai. Sì, sì. Guarda, mi è venuta proprio voglia di giocare, mi sono messo 3-4 sere fa, c'è la Premier, c'è Tommasetti, ci sono tutti, c'è Raschini, sì. c'è adesso mi sono messo seriamente un'oretta al giorno, così faccio 20 minuti come insegnava lo psicologo, e 20 minuti, speriamo, dai, non voglio sfigurare, diciamo, perché i nomi sono veramente importanti, e quindi ci tengo particolarmente a far bene. E basta, dai, se hai qualche saluto, se hai qualcos'altro da dire che ci tenevi, qualche consiglio, non so. Ma l'unica cosa che ti volevo dire rispetto adesso, prima quando mi domandavi dei giocatori, no? A me mi salta sempre in mente, essendo uno che ha iniziato tanto tempo fa, io sono cresciuto con giocatori come Pox ci ha vinto i primi tornei dell'Abruzzo, mi ricordo facciamo l'Open d'Abruzzo, lo vinceva lui, che arrivava con questa camicetta del Pascon, mezza sbiadita, bianchetta, secco secco con gli occhiali, arrivava lì, tirava scannonate a manetta, e da lì poi comincia a conoscere un po' tutto il circuito, lui, il Nocent, tutti i ragazzi della Quirelli. Ma Patrick qualche anno dopo l'ho conosciuto, quando vinceva i primi doppi con, sempre con Pox, che ne hanno vinti non si sa quanti. Degli ingiocabili. Io invece ti dico, ho avuto la fortuna di essere cresciuto prima a Steel in squadra con Patrick, no? Però il mio idolo è sempre stato Pox, io poi sono delle zone, sono friulano di origine, quindi li trovavo nei campionati, li trovavo nei tornei locali. Certo. E Pox però è sempre stato quello che mi ha affascinato come giocatore, no? E penso un po' tutti, perché era veramente di un livello incredibile, anche mentalmente. Abbiamo fatto questa intervista pochi giorni fa di 50 minuti, ma poteva durare 2 ore, capito? Ho dovuto tagliarla perché sennò. E quindi mi fa piacere, insomma, che anche tu sei cresciuto con determinati personaggi, no? Perché mancano tanto, sono state veramente delle guide per tutti. Noi li seguivamo come ombre, li seguivamo. Dove stavano loro andavamo noi, mi ricordo. Forse io per dire, non avevo mai giocato insieme, e poi è arrivato un anno che abbiamo vinto il titolo italiano con i Regent, sì. E l'anno dopo bisogna fare delle scelte, no? Io ho avuto, come sempre, degli amici, ero d'accordo, questa offerta dal Martins, sì. E guarda che c'è anche Pox che gioca, non esiste, io con Pox devo giocare. E quindi se è uscita l'occasione di poterci giocare insieme, perché ci ho sempre giocato contro, mi allenavo con lui una volta a settimana soft, però sì. Still mai. E ho avuto questa annata, e mi ricordo a Gorizia che c'era il capitano, era Casotto, no? Mauro. E mi fa, oggi ti faccio un regalo, e mi ricordo che leggo la formazione, era in doppio con Pox. Guarda. Lì è scesa, non dico una lacrima, però è stato talmente bello, no? Erano 4 anni, 5 anni quasi che giocavo a frecce, e vedevo questo, come dicevi tu, no? Erano dei monumenti sì. sacri. Nonna. Incredibili. Facciamo cose inimmaginabili. E mi ritrovo 4 anni dopo a giocarci insieme in doppio. Tra l'altro io ho chiuso, sul suo suggerimento, che non si potrebbe fare, ho chiuso un 108 con 54, 18, 36, e me lo ricordo ancora come fosse adesso.
E lì mi ricordo, e forse è stato quello, e forse è stato, a parte l'italiano vinto, a parte una semifinale, pensa con Mensura, un Edu, ma forse è stato quello proprio il mio momento più bello, nessuno me l'ha mai chiesto, perché sto intervistando io, però il mio momento più bello è stato proprio la vittoria giocata insieme a Pox su una semplicissima partita di campionato. Esatto. Però sì, per chi, cioè, per me è sempre un, insomma, spero che torni almeno nel team, almeno nel team della federazione, della nazionale, no? Ho preparatore atletico, tecnico, però serve, cioè, serve. Io ci ho tenuto tanto a averlo qui, in questa rubrica, ci sarà ancora perché serve veramente gente come lui, come te, sì, d'altronde, che vengono dalla scuola della storia, no? Adesso si guarda l'Everest, una volta si guardava il bersaglio rotto, si guardava la 12 frecce, quella che è arrivata storta. Esatto. Passavano lottate a discutere se era meglio tirare la doppia o la tripla. No, sì, adesso invece è tutto più a portata, tutto più, è tutto diverso. Bello comunque, eh? Sì, però, sì. C'è un po' di nostalgia sicuramente. Va bene, dai. Stefano, ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato. Sai che ne farò un'altra rubrica, non anticipo niente su come sarà, però sarà fighissima. Finita questa, quindi fra un po' di mesi, insomma. Va bene. Ti ringrazio, ti saluto. Grazie a te. Ci vediamo, ciao, allora. Ciao a tutti. Ciao a tutti. E ci vediamo alla prossima puntata. Grazie, Stefano. Ciao. Ciao.